La Giromari fa tantissime lavorazioni, alcune sono tradizionali, no? Come la lavorazione di pantografo, taglio laser, di stampa, di termoformatura, piegatura, incisione. Però quello che veramente ci contraddistingue è proprio la combinazione, no? di queste lavorazioni, di queste tecnologie. Ecco, un esempio ce l'ho nelle mani adesso, no? Questo qui era un oggetto, tra l'altro un portariviste, progettato da Roberto Giacomucci. E, vabbè, a parte la base di legno, che è un frassino lavorato a poro aperto, però la vera caratteristica, insomma, è questa incisione del metacrilato, questa incisione lucida, e questa è una nostra unicità mondiale, non so, bisogna che guardo, però effettivamente io non l'ho mai vista, ossia certi effetti si ottengono con utilizzando degli stampi molto costosi. Ecco, noi questa lavorazione qui la facciamo sulla lastra, quindi lo facciamo anche per un pezzo, lo facciamo anche per piccole quantità, insomma, è un po' la nostra caratteristica. Ecco, la caratteristica, insomma, è proprio questa lavorazione, questa texture che dà l'idea dei vetri delle cattedrali. Adesso non lo so se si vede dal video, quindi qualsiasi disegno, insomma, può essere realizzato. Questa qui è stata una bella idea fatta in collaborazione con Roberto, perché Roberto ha avuto la capacità di vedere questo tipo di lavorazione del plexiglass e di richiedermela. Poi dopo noi siamo stati bravi a metterla a punto, insomma. Lui è stato bravo, ecco, ad immaginare l'effetto che avrebbe potuto ottenere su questo materiale. Perché qual è l'effetto che si ottiene? Cioè, secondo me, oltre all'aspetto decorativo, l'aspetto, insomma, estetico del materiale, l'effetto principale che si ottiene è che il plexiglass in realtà è un materiale molto delicato, che si riga molto facilmente, quindi con questa lavorazione gli attribuisce una caratteristica anche di anche estetica e anche di protezione dalle righe, insomma. Quindi a livello estetico non lo vedi più graffiato come potrebbe essere un plexiglass liscio, insomma. E poi ve ne farò vedere altre.